seconda partita di campionato sarà contro lo Schalke 04, una squadra ostica, difficile andare a contrastare. Ma noi la giochiamo, non ci interessa, andiamo a vedere che cosa possiamo fare contro questi giocatori. Tanto i titolari sono tutti pronti. Diciamo la verità, Sergei in quella posizione non mi ha soddisfatto, però per adesso voglio provare a giocare ancora così. Dobbiamo rimanere su questa scia positiva, portare a casa altri 3 punti, perché la Bundesliga deve essere nostra, è anche più corta della Serie A, ha solamente 18 squadre contro le 20 del nostro campionato, e quindi dobbiamo assolutamente fare più punti possibili adesso. Scende lo Schalke, prova il tiro lo Schalke, la prima occasione loro, ma va fuori. Sergei con la testa, va a cercare Sadio, lo trova molto bene, Sadio sbaglia lo stop, poi recupera, la va a prendere. Ancora Sergei, può andare, Sergei, dentro per l'eroe, che la mette giù, e poi questo è fallo, e prova a tirare, ce la fa! Sarà neanche calcio d'angolo, ma che super occasione. Attenzione, scende ancora lo Schalke, Burki fa la prima parata importante della sua carriera in Bundesliga con la nostra squadra. Dai l'eroe, prendila e portala su. Crea la superiorità numerica che solo tu sai fare. Ancora, dentro così per Sergei. Può aspettare i compagni. Sergei, c'è il bellissimo taglio di Leroy. E allora gliela diamo, bellissima, sulla corsa. La mette giù, il tiro. E ancora una super parata del portiere. Ma che bel taglio e che contropiede. Ancora Sadio, può andare. Dahoud, allarga, Guerreiro. Può spingere, Guerreiro, ancora lui. Vuole allargare su Sané. Attenzione perché si butta sempre dentro Guerreiro. E allora lo serviamo, può andare al cross col mancino. Largo così, Harry Kane amministra il contropiede, largo per Sadio, attenzione perché adesso il nostro capitano può andare e allora gliela dà Sadio, ancora Harry Kane, prova il tiro, Harry Kane, prova a incrociare, sarebbe stato un gol da fenomeno. Con la testa Sergei, altissimo, la va a prendere, un totem, ancora Kane la dà così e poi dentro per Sadio che arriva velocissimo, Sadio la prova a crossare per il capitano, che intervento del difensore. Guerreiro la prova a mettere ma è sempre su quel diavolo di dischetto, sempre troppo sul portiere. Sì, Sadio arriva velocissimo, ma questo è fallo. Questo è fallo. Leroy, dentro così, la verticalizzazione, Milinkovic-Savic se la vuole portare sul destro per tirare e non riesco mai a concludere la rete con Sergei, che dovrebbe distruggere la porta. Ancora Sadio, la mette all'indietro, Guerreiro, addirittura sull'altra fascia, c'è il nostro capitano. La mettono dentro così, Caldara con la testa, dominatore dell'aria, Sané, verticalizzazione, a cercare Milinkovic, che va da Sadio, che chiede l'1-2, eccolo qua, Harry Kane prova a ridargliela, la palla è troppo dietro e allora Sadio non ci riesce ad andare. Dai Sadio, portala su te, portala, ancora, sempre di più, e poi all'indietro per Milinkovic, che si appoggia a Dahoud, che ci prova da fuori, che parata. Allora proviamo a saltarli, abbiamo visto che portando palla gli facciamo male, ancora Guerreiro la mette sul secondo palo, Caldara con il tacco, riesce a servire Sadio e poi si improvvisa addirittura esterno, ancora Mattia Caldara che vuole andare, la mette per Sadio che può crossarla, il secondo per il capitano, c'è Weigl che prova, un brutto tiro, la palla che arriva ancora a Kane. Andiamo ancora una volta nell'intervallo dopo averla dominata nel primo tempo, ma la palla non ha voluto andare dentro, non c'è voluta entrare. Ehi, brutta cosa, eh? Vietto, c'è l'1-2! Non ci credo. Ok che abbiamo fatto 2 occasioni nel primo tempo, ma... Luciano Vietto ci porta, anzi, li porta, sull'1-0. Ma c'è ancora tempo per recuperare, fare un sacco di gol, e questo deve essere il primo, ancora! Eccolo! Fuori Harry Kane! Allora facciamo un cambio, ve l'avevo detto, Milinkovic non mi è piaciuto in quella posizione. Proviamo a cambiarlo. Dahoud esce e entra Super Mario Götze. Brahimi porta palla, poi un numero, la vuole mettere Burki con i pugni a cercare Götze, che l'appoggia Milinkovic-Savic, allora possa ripartire. Götze vuol far andare, eccolo qua, Sané, porta palla, ancora lui, crea superiorità numerica, ancora Sané, vuole andare, dentro così, la palla che rimpalla. Ancora Harry Kane, vuole andare, Harry Kane si appoggia lì dentro per Sadio Mané, che lascia sul posto il suo avversario, ancora Sadio Mané, prova il tiro! La deviazione del difensore per l'ennesima volta, cambi! Proviamo a giocarci tutto per tutto, 1000 attaccanti, Götze, Milinkovic, Savic a centrocampo, proviamoci! Goretzka, va da Salvio, attenzione, la può crossare, riusciamo in qualche modo a difenderci, ancora Guerreiro, deve andarci! La tocca il suo centrocampista, per fortuna, e allora ripartiamo, Munir, dentro così, per Harry Kane, che può arrivarci, Harry Kane, è in aria, Harry Kane, ancora Farman! Dimmi. Oh.
È una maledizione, ragazzi, non vuole saperne entrare. Adesso la metto però, perché mi sono stancato di controcrossarla. Ancora noi con Caldara, che ci andiamo, manteniamo il possesso della palla. Munir, che gioca praticamente dietro Harry Kane. Ancora Munir, che la perde e non ci stava. Facciamo il miracolo, la riprendiamo, è l'84esimo. Sadio Mané, ancora lui, dentro così per Munir, che può andare. La verticalizzazione a cercare Guerreiro, che fa l'attaccante. Harry Kane, ancora in buona posizione, vuole allargare per Tagliafico, appena entrato, deve spingere tanto Tagliafico, ma sbaglia il pallone. Harry Kane se la va a riprendere, poi dentro così per Bartra, che fa l'attaccante. Si appoggia lì dietro a Munir, da fuori, Munir, il tiro! È uscita anche questa! Non l'ha toccata nessuno! 10 tiri a 5 e siamo sotto al 90esimo di un gol. Neanche il pareggio ci danno, neanche il pareggio, dopo che l'abbiamo veramente dominata. Non so che cosa fare per riaprire questa partita, non so più cosa fare. È il 90esimo, dobbiamo andare. Milinkovic dentro per Munir, largo, largo, è partito Bartra, il nostro difensore centrale che fa l'attaccante. Ancora Bartra in area, la mette per Harry Kane che non passa. Ancora noi, ancora Bartra dentro così, ci appoggiamo, Munir ha la palla giusta, Farma la fa sua e finisce qua 1-0. Impossibile, impossibile. Guardate, guardate, guardate le statistiche. Non ci posso far niente, non si doveva vincere. Provo a tenere Dahoud in panchina e giocarmela così per un po'. Vediamo come va, tanto comunque giocheranno sempre a rotazione. Però Mario Götze lì mi serve, inutile. C'è la Champions League contro l'Ajax, bisogna fare i primi 3 punti in Champions. Dopo una sconfitta e una vittoria in Bundesliga, una sconfitta altamente immeritata, ma pur sempre una sconfitta, abbiamo fatto 0 punti d'altronde. Andiamo a vedere, c'è qualcuno un po' stanco, si potrebbe già fare del turnover. Proviamo a vedere con Angel Gomez, Götze e Munir dietro Harry Kane, con Weigl e Dahoud a centrocampo. Caldara gioca, gioca anche Tagliafico e c'è l'esordio di Masiello. Caldara Masiello, tra l'altro, adesso che ci penso, grande Atalanta. Tra l'altro Harry Kane ha trovato il gol solo nella Supercoppa che purtroppo abbiamo perso, quindi dovrebbe iniziare a bollare anche in Bundesliga, magari le coppe gli piacciono e quindi la Champions potrebbe essere la sua partita. Eccolo qua, che tocca i suoi primi palloni anche in Champions League. Harry Kane dovrebbe spaccarmi la porta tutte le volte. Se l'anno scorso ho fatto 18 gol con Cutrone solo in campionato, chissà con Harry Kane quanti ne dovrei fare. Harry Kane, dentro così, per Angel Gomez, che sta veramente trovando spazio ultimamente nelle mie formazioni. Angel Gomez, ancora lui, la crossa, bellissimo così! E arriva il gol, immediatamente, il colpo di testa dalla retrovia. Angel Gomez ha fatto un gran assist, e Super Mario Götze, con il suo numero 10, è arrivato, e l'ha messa dentro. Guardate che bello, Angel Gomez la mette, Götze dimenticato sul secondo palo, ce la fa, trova il gol, anche se Milinkovic-Savic è alto per sempre. Non ha mai fatto gol di testa. È arrivato Mario Götze, che sarà alto circa come me, e la butta dentro. 1-0 in Champions League. Angel Gomez, che sta giocando un'ottima partita fino adesso. Ancora lui, palla tra i piedi, non la vuole mollare un secondo. Gomez la mette, la palla rimpallata, e la teniamo in campo noi. Ancora Gomez, vuole cercare di girare la palla. C'è Mario Götze, l'autore del gol. Ancora Götze, lascia sul posto l'avversario e poi tira, quasi la doppietta per Mario. Dolberg contro Andrea Masiello in Champions, mi fa ridere questa cosa, ma Masiello lo porta fuori e poi lo recupera ancora. Grande Masiello, che ha fatto una copertura eccellente. Noi giochiamo bene, però poi prendiamo questi gol. Va bene che modalità leggenda, va bene che la Champions League, però non mi sembra giusto, non mi sembra giusto. Di prima da fuori area nel set, fortissimi. Vabbè, ok, attacchiamo, attacchiamo, la palla non entra, il portiere fa la super parata, poi arriva a loro, tirano così, a caso, la palla entra. Dai, dai Angel Gomez, dai Angel Gomez, fammelo, fammelo, ancora noi, dietro, per il capitano. Götze, largo così per Harry Kane, si butta dentro anche Munir, chiede l'1-2, il capitano glielo ridà Munir, Harry Kane va davanti a tutti, Harry Kane prova a tirare, ma è sempre sfortunatissimo. O il portiere fa la parata della vita, o la palla esce di un millimetro. Harry Kane ci arriva, va di punta, come un giocatore a calcetto. Guardate che parata che ha fatto. Götze, Angel Gomez, si gira benissimo, sguscia via, la mette così! Il secondo assist, e il secondo gol, e questa volta è Munir che esulta. Ma Angel Gomez è l'uomo della partita, con i suoi numeri, la sua tecnica, la sua velocità. Non ci credo, l'acquisto da 2 milioni, che sta facendo il fenomeno in Champions, contro l'Ajax.
guardatelo, Gosse, anche il Gomez se ne va con un numero, la mette sul fondo e Munir di testa trova il gol. Un gol da 2 milioni e mezzo in tutto, per l'acquisto di un cartellino e per il prestito dell'altro. E invece Harry Kane, che abbiamo strapagato, non riesce a buttarla dentro. Ancora Angel Gomez, che ne ha e vuole andare. Angel Gomez gliela toccano, guadagna la rimessa e quindi possiamo giocare ancora offensivi. Ancora Angel la mantiene e poi serve per Tohyan. Vuole andare sul fondo, la vuol mettere così per Weigl. Fuori Angel Gomez, ancora lui, la tiene, la mette giù e serve il compagno. Ragazzi, questo è fortissimo, questo è un fenomeno, guardate come gioca. Sta facendo tutto bene, Munir. Gli chiede anche l'1-2, ancora lui, vuole andare e per un attimo non salta anche l'uomo in una posizione delicatissima. Ancora dentro per Gosse, va a cercare Munir avanzato, vuole allargare su Garcia. Le prime palle che tocca anche lui in carriera, lo stiamo usando per la prima volta. Angel, ancora Angel Gomez, lo salta e se ne va Angel Gomez, vuole andare a fare il terzo assist al gol. Ancora Angel Gomez, che sterza, Angel Gomez, la mette all'indietro il tiro, a porta vuota gliel'ha parata, se no era davvero il terzo assist. È l'86esimo, ragazzi, possiamo gestirla un attimo perché siamo in vantaggio per 2-1 e quindi solamente un gol di differenza non è tanto, però c'è Angel Gomez ancora una volta che se ne vuole andare e sappiamo che quando ha la palla lui è sempre difficile togliergliela. Ancora Angel Gomez che lo salta, se ne va Angel Gomez in area, Angel Gomez sterza Angel Gomez e poi si impappina col pallone. C'è quindi la ripartenza dell'Ajax con Dolberg che prova l'ultima possibilità per andarsene, la mette dentro, Masiello la recupera, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Fuori per Tohyan e la partita finisce qua 2-1, i primi 3 punti anche in Champions League, il mister è soddisfatto.